E bentornati, bentornati a Culturando, rubrica di approfondimento culturale di 87 TV, finestra da Napoli sul mondo. E oggi alla vostra attenzione presentiamo un romanzo che possiamo collocare tra il thriller esoterico e il romanzo storico. Del genere, per intenderci, alla Dan Brown, Il codice da Vinci, celeberrimo. Parliamo de Il male degli angeli per Baldini e Castoldi. Lo firma Luisa Gasbarri, che è in collegamento con noi. Benvenuta a Culturando, Luisa. Grazie a voi, buonasera. Salve. E a leggere autorevolmente Il male degli angeli con noi Elisa Santucci, editor e animatrice di uno dei blog letterari più seguiti in rete e sui social, Il mondo incantato dei libri. Felice. Grazie Antonella, grazie per questo spazio che è veramente gradito e sono onorata di essere qui con te. Ma figurati, diciamo che il blog di Elisa è talmente seguito che hanno cercato ultimamente anche di rubarglielo e alla fine abbiamo recuperato. Sì, dopo un mese di tribolazioni l'abbiamo recuperato. Luisa Gasbarri, oltre che scrittrice, è saggista, sceneggiatrice, studiosa di storia delle donne e docente di scrittura creativa. Già il titolo, Il male degli angeli, potrebbe sembrare un ossimoro, laddove si individuano gli angeli come i puttini, quegli esseri paffuti, alati, asessuati a cui ci ha abituato il barocco, ma se si legge la Bibbia, gli angeli sono i guerrieri di Dio e sono capaci anche di efferratezze pur di colmare il suo disegno. Il romanzo è molto interessante anche come struttura, perché si articola su diversi piani, passato e presente, diversi piani temporali, e a seconda si nominano questi piani come inferno, purgatorio e paradiso, e più che per linee parallele però io direi che segue una linea spezzata, e questo aiuta a creare un climax estremamente avvincente. Nel presente abbiamo Sara Wallner, ragazza di origini ebraiche, renitente però all'ortodossia familiare, che è agente dell'Interpol, e in una scia di uccisioni di donne che sono bruciate vive, capisce che non sono degli incidenti e sospetta di un serial killer, anche se non viene creduta dai suoi capi, e da sé autonomamente conduce un'indagine. Nel passato troviamo in pieno nazismo una bambina, Maren, capace di appiccare fuoco con la sola forza del pensiero, e per questo adottata da un ufficiale degli SS, Karl, che le farà, diciamo, da padre insieme a Maria Orsic, potente medium in forza al Terzo Reich, che, come è noto, era particolarmente interessato allo studio dell'occulto. Maria Orsic è una persona che è realmente esistita. Maren assume il nome dunque di Sigrum e diventa collaboratrice della setta esoterica dei Vril, che sulle orme di una mitica progenie di semidei sperimenta una macchina spaziale, ma più che altro una macchina che si muove tra spazio e tempo, che dovrebbe essere la carta vincente per vincere la guerra. Sara, ai giorni nostri, appunto, malgrado lo scetticismo del suo capo, l'affascinante colonnello Milos Kuraki, persevererà nelle indagini col sostegno dei colleghi, Desmond Mirri è un tipo poco affidabile professionalmente, distratto dallo stile di vita, diciamo, disinvolto, e dell'amica e coinquilina Sveva Hidalgo, e incapperà nelle maglie della fantomatica società dei Vril. È un thriller, ha un finale a sorpresa, e noi certamente non sottrarremo ai lettori, che spero siano tanti, il piacere della lettura, quindi ci fermiamo qui. Luisa Gasbarri, sapientemente tu nel romanzo mescoli dati storici reali con fiction, personaggi realmente esistiti e personaggi di fantasia, e questo rende particolarmente intrigante questo romanzo. Ma
ci dici dove termina la storia con la S maiuscola e dove inizia la fiction? Allora, la domanda è molto azzeccata perché è particolarmente difficile parlare di una storia che si tende a non raccontare, una storia che è non solo segreta per la sua natura, però è anche scomoda e quindi viene taciuta, a parte dai manuali, però anche dall'ordinaria, diciamo così, consapevolezza che noi abbiamo della storia del Novecento, che pensiamo sempre di conoscere molto bene perché pensiamo sempre che di avere una certa familiarità anche con la Seconda Guerra Mondiale. Viceversa, noi ne abbiamo una certa percezione e la documentazione a riguardo è anche molto lacunosa. Noi sappiamo che i gerarchi nazisti bruciarono ovviamente buona parte dei loro archivi quando la guerra stava per finire, e poi accade che quello che rimaneva finì nelle mani degli americani o dei russi, a seconda delle circostanze, o venne usata proprio come merce di scambio dagli stessi nazisti per riuscire a costruire la possibilità di un futuro per loro in questi paesi. Quindi diciamo che lo storico avrebbe pochi materiali su cui lavorare, se intendiamo per storico colui che costruisce la storia sulla base delle certezze, dei documenti che non sono più discutibili. Qui invece ci muoviamo, ripeto, su un piano parallelo, su una storia che è molto difficile ricostruire nella sua scomodità, e quindi dobbiamo agire forse per cercare di farla arrivare al pubblico da scrittori. Allora lo scrittore interviene nel momento in cui può renderla familiare ai lettori attraverso i personaggi che questa storia l'hanno animata, quindi entrando anche nei loro sentimenti, nelle loro passioni, e quello che non fa lo storico, il lavoro che poi appunto fa lo scrittore. Quindi il mio tentativo è stato quello di coinvolgere il lettore, mostrargli una realtà decisamente poco nota, soprattutto per invitarlo magari a farsi delle domande sulla storia. Oggi che mi sembra sempre più opportuno parlare di storia, proprio perché abbiamo davanti una realtà in continua evoluzione, in continuo cambiamento, viviamo nella precarietà. Quindi le domande sulla storia, secondo me, sono ancora più urticanti e necessarie. E se conoscessimo bene la storia, se fossimo buoni discenti, forse tante cose non accadrebbero più. Ma come diceva Gramsci, la storia è un'ottima maestra e sono gli alunni che hanno problemi. Luisa Santucci, a questo punto, la tua lettura, scusa, Elisa Santucci, farò tanta confusione, a te la parola. Allora c'è chi mi chiama Luisa, chi mi chiama la maggioranza Elena. Elena, a te la parola per proporci la tua lettura del Male degli Angeli. Allora, il Male degli Angeli allora parte da quel periodo storico del Novecento tragico, di cui si è scritto tanto, si continua a scrivere e ancora si legge, perché è un piacere sempre per i lettori leggere di quel periodo, come se fosse un non voler dimenticare attraverso delle storie inedite, perché come è stato anche con qualche altro libro che ha preso dei personaggi vari, anche lei è andata a leggere addirittura in chiave esoterica. Tutti sanno che comunque Hitler aveva problemi, cioè aveva proprio problemi psicologici, si presume che lui fosse avesse avuto problemi proprio con la figura materna, con la sua mascolinità. Quindi si sa che comunque lui avesse avuto problemi proprio, quindi che era un po' esoterico, che lui ci credeva. Quindi il romanzo di Luisa mette proprio in evidenza questa parte di Hitler, che lei definisce in maniera il messia. C'è in pratica una società segreta, i Vril, l'Evril, perché era una società segreta completamente al femminile, che decide che il loro messia sia Hitler. E cosa dire? Vuol dire che andare un attimino a guardare la Germania di quegli anni
è come potevano vedere un personaggio che si sapeva presentare, si sapeva far ubbidire. Quindi dobbiamo anche pensare perché io leggendo questo libro ho cercato di capire perché tutto il mondo si è fatto soggiacere da una personalità così contorta. E questo è un thriller bellissimo, anche perché io amo l'esoterismo, lo adoro. Poi messo così, come l'ha messo lei, in un contesto storico particolare, anomalo, perché nella seconda parte del libro, il libro mi sembra diviso quasi in due, cioè all'inizio lei racconta di questa Maria Ossit che, come diceva Antonella, è esistita, che voleva soggiacere questa bambina con il potere dell'amore. Lei decide di sottometterla con l'amore. Allora ti viene da pensare, l'amore può sottomettere? Cosa può sottomettere? Più l'odio o più l'amore? Io dico più l'amore, perché quando uno si sente amato non ha più, non si protegge da una persona che si sente amata. Allora, inoltre questa Sara, la figura di Sara bellissima, questa ebrea, perché la cosa importante da dire è che lei era ebrea, assolutamente non religiosa, e che in questo percorso, io non voglio assolutamente anticipare nulla, però in questo percorso in cui lei fa delle indagini trova anche se stessa. Io volevo fare i miei complimenti a Luisa perché lei ha saputo creare con il suo dire oggi, ieri, oggi, ieri, e quindi a me è piaciuto molto come ha incrociato le cose, è stato un narratore esterno, assolutamente onnisciente, perfetto. Perché lei ci ha portato i personaggi, ce li ha presentati, ce li ha raccontati e spesso ce li ha fatti vedere. E voglio fare l'esempio: lei, insegnante di scrittura creativa, lo Chant d'Hôtel utilizzato in maniera veramente speciale, in quanto quando vedi Sara, quando vedi i sogni di Sara, tu capisci l'essenza, senza raccontare oltre di Sara, basta guardare i suoi sogni. Secondo me è un libro che vale molto, è un thriller e io ne sono stata estasiata, ne sono andata fino in fondo a scoprire cosa c'era, cos'altro ci presentava. Perché c'è suspense, c'è il C'è climax, tutto, c'è no? C'è tutto. l'agnizione, perché lei Cioè. riconosce le sue origini e le sue radici e quindi anche se stessa. Quindi anche la reazione di io ebrea, vado a vedere anche la nonna Miriam, questo rapporto con la nonna Miriam, che era una donna di altri tempi, con la mamma bigotta, la nonna era E tutt'altro. questo capita spesso, le mamme bigotte, le donne libere, le Certo. nonne libere, a me è capitato. Luisa Gasbarri, le protagoniste del tuo romanzo, come diceva Elisa, sono donne che in una società che le margina ideologicamente, però trovano il loro spazio e anche non solo grazie ai loro poteri extrasensoriali, sono donne che tramano nell'ombra, che non rifuggono al compromesso per sopravvivere, ma anche per sopraffare. La stessa Maria Orsic, appunto, è veramente esistita, ma tu che idea ti sei fatta di queste donne che operarono e cooperarono soprattutto con un regime efferato, veramente diabolico, come quello del Führer, che forse neanche Satana avrebbe pensato a orrori come li produsse il Terzo Reich?
È difficile, veramente difficile farsi un'idea non solo di Maria, ma anche degli altri protagonisti femminili, perché dobbiamo tenere conto della condizione della donna in generale rispetto a un mondo maschile, totalitarista, no? Immaginiamo sì il nazismo come uno dei regimi che questo totalitarismo l'hanno espresso al massimo, però è comunque la posizione della donna sempre un po' all'atere, sempre un po' marginale storicamente. Allora bisognerebbe chiedersi in che misura le donne sono complici delle scelte che compiono gli uomini, in che misura riescono a distanziarsene, in che misura a volte ne sono complici o si lasciano manipolare per diventarlo, perché può essere anche più facile per la loro sopravvivenza. Qui abbiamo delle donne sicuramente carismatiche, importanti. Vorrei dire, ecco, io vi ringrazio perché avete parlato con grande entusiasmo del romanzo, ma alcuni aspetti che potrebbero sembrare inventati sono, diciamo, attestati storicamente, esistono molte biografie su Maria Orsic, sicuramente nessuna ha risolto il mistero su di lei, anche lo stesso Himmler aveva un giudizio molto particolare, la considerava diabolica, altre testimonianze ce la definiscono come anche i ritratti piuttosto così un po' astratti che troviamo online, ce la definiscono come un angelo. Ecco, quindi assumere una posizione ideologica in relazione a un personaggio così non è facile, però la cosa importante è che ci permette sicuramente lei di riflettere su come le donne poi possono accostarsi a una storia prevalentemente o apparentemente nei suoi aspetti a volte anche più epidermici fatta dagli uomini. Il discorso anche della complicità, tu dicevi giustamente sono state partecipi di un regime tremendo, forse è vero, però bisogna anche considerare che esiste, come io ho cercato soprattutto di delineare attraverso la figura di Sigrun, la possibilità di una scelta individuale anche nelle situazioni più drammatiche che possano presentarsi. E poi penso questo diventa specchio di quello che dobbiamo fare noi tutti, il famoso dilemma di Antigone, cioè dobbiamo seguire la legge, perché non ci dimentichiamo che in questo periodo la legge era terribile, però era la legge imposta dal nazismo, quindi anche la persecuzione, anche fare determinate cose era considerato legittimo, anzi obbligatorio da parte dei cittadini, e l'alternativa è seguire la giustizia, come appunto farà Antigone, cioè quel senso di bene, di valore profondo che va al di là della legge stessa che uno Stato ci vuole imporre e fare quello che riteniamo giusto a prescindere. Una scelta che si paga sempre e che ha un carissimo prezzo. Non voglio parlare del prezzo pagato da Maria e di come si conclude il romanzo, perché appunto spero sia una sorpresa per il lettore, ma io lo invito poi anche ad approfondire questa vicenda per acquisire magari una consapevolezza diversa, come dicevo prima, su un accadimento come la Seconda Guerra Mondiale che spesso diamo forse troppo così in maniera semplice per conosciuto, ecco. E io vorrei citare, e tu l'hai letto ovviamente, ce lo siamo detti, Giorgio Galli, che è politologo e saggista, perché è scomparso da poco, che dedicò i suoi studi al nazismo esoterico. È fondamentale uno dei suoi testi, Hitler e il nazismo magico, dove ricostruisce l'intricata geosofia delle società esoteriche connesse al Terzo Reich. Elisa, il romanzo appunto si muove in un periodo, come hai detto tu, molto discusso del Novecento, no? Si è scritto tanto, è il periodo dopo la Repubblica di Weimar, la Germania usciva da una sconfitta bellica pesantissima, era in profonda crisi economica e fortemente attratta da filosofie irrazionali, da misticismi messianici, che trovarono in Hitler l'uomo della rivalsa e nella persecuzione degli ebrei il capro espiatorio. Ma l'indagine letteraria può diventare più performante di quella affidata alla saggistica. Tu sei una saggista anche. Sì, perché è letta con più leggerezza ed arriva a più persone, semplicemente per questo. Allora, perché il saggio io lo compro se sono appassionato di un tale argomento, palla da lettrice. Cioè, se io mi sono appassionata di nazismo e voglio conoscere, compro il saggio. Invece un romanzo che alla fine racconta una storia può avvicinare alla storia più persone. Anche se io scrivo solo saggi, però
Assolutamente, perché non mi sono ancora incanalata in un romanzo, Beh, è però. questione anche di vocazione, no? C'è cioè, chi è più vocato al romanzo, chi è più vocato alla Esatto. saggistica. E allora invece un romanzo fatto così perché racconta la storia, attenzione, racconta la storia perché ci sono dei personaggi veri come Maria Ortiz, Hitler, i personaggi Himmler. Himmler, ed è poi contornato da personaggi ovviamente romanzeschi, però alla fine va a raccontare il nazismo dall'interno e dalla parte di chi credeva. A un certo punto Karl sa che non è giusto quello che sta facendo, ma continua a farlo perché era la legge, perché non ci si poteva sottrarre. E così come diceva Luisa, le donne hanno cercato di sopravvivere alla meglio a questo terribile, terribile eccidio. Non a caso una bambina ebrea viene salvata da una donna che fa parte della combriccola del Vrilla, e lei fingendo che avesse un potere speciale per salvarla. Quindi vedi anche il cuore delle donne, anche se in quel particolare momento loro erano per Hitler, però ci stava il personaggio, Maria Orgi non era il personaggio negativo era un'altra, cioè voglio dire che manipolava tutti. Quindi io credo che si può arrivare tranquillamente, più facilmente alla storia attraverso un romanzo. Attenzione se è scritto bene e non inventato delle cose assurde. Certo, Ovvio. bisogna lavorare nei vuoti della storia, no? Per scrivere un romanzo sulla storia, ed è là che si muove lo scrittore, la Sì, fantasia dello esatto, scrittore. nei vuoti della storia, nei vuoti della storia. Quello che non c'è lo scrivo, però quello che è esistito non posso cambiarlo, perché altrimenti perdo credibilità. Certo, poi voglio dire, io ricordo che Bastardi senza gloria, dove un grande regista cambia la storia facendo saltare in aria Hitler, e là però è un'altra storia. Un'ultima domanda, a entrambi vi chiedo una risposta succinta. Il potere replica se stesso ed è più contagioso e pernicioso del Covid. Sappiamo che nella storia più recente del nostro paese ci sono state organizzazioni segrete, la P2, Gladio, che hanno inciso drammaticamente con complotti, con stragismi, molti misteri forse rimarranno tali per sempre. Ma secondo voi, nella nostra realtà ipertecnologica, no? In questo mondo dove la rivoluzione vera è nella comunicazione, nell'immediatezza delle conoscenze, dove sta per essere varato Meta, che praticamente ci metterà in un mondo tipo Matrix, in questa realtà c'è spazio ancora per società segrete capaci di deviare il destino? Due battute. Elisa? Allora, per me sì, la società dell'immagine ci pone davanti a un qualcosa che noi, che la mente guarda l'immagine, guarda il video prima di arrivare alla mente, prima di arrivare allo scritto, già è entrato dentro di noi. E noi l'abbiamo visto con il Covid, abbiamo visto con i video manipolati, l'abbiamo visto Fake news. con foto. Le fake news per me è un modo per creare, e questo non è stato solo il Covid, anche dei politici hanno fatto la bestia, qualcuno se la ricorda, non voglio offendere nessun credo politico, mai ne vorrei, però la bestia ha manipolato tante persone verso una forma di razzismo. Ma anche Trump, no? Ha lavorato molto Trump, con. niente meno, Trump ha vinto una campagna elettorale con le offese agli altri, cioè manipolando. Quindi io penso che una società segreta, una massoneria che tanto danni ha fatto in passato
sappiamo benissimo che ci sono delle stragi risolte che saranno sempre irrisolte. Oggi, lasciando stare il complottismo, perché non ci vogliamo, Certo, lasciando stare il complottismo, secondo me, aspetta. avere in mano la comunicazione in mano a tre persone è fortemente pericoloso. Luisa, la stessa Guarda, domanda a io te. penso che, come dicevo prima, esiste una storia parallela. Spero che leggendo questo libro si possa almeno arrivare ad intuire quanto è quello che noi non sappiamo. E diciamo che l'occultismo, l'esoterismo, cioè tutto ciò che è stato segreto anche per un motivo, dalla notte dei tempi, per resistere nei confronti di una cultura e di un conformismo che voleva annientarlo. Quindi diciamo che la tradizione che ha sempre contraddistinto l'occultismo è una tradizione orale, è una tradizione di passaparola, di rapporto, pensiamo alla stregoneria. Come dicevamo prima, nonna nipote, madre figlia, ecco, quindi questa dimensione io credo che non, è difficile che la si possa controllare, ha sempre attinto ad altre risorse e ad altre dimensioni. E quindi credo che, come del resto dico anche nel libro, anche la società Vril è uscita abbastanza indenne poi alla fine da un episodio come la guerra mondiale. Ecco, io non. Io sono una studiosa, non sono certamente un'adepta di sette occulte, però diciamo quando anche mi chiedono, a volte c'è chi mi contatta e mi chiede come posso entrare ecco, a far parte di una di queste associazioni, di queste società, eccetera. Ecco, non è immediato il passaggio, è ovvio che la cooptazione non può avvenire tramite internet, si è sempre realizzata, però storicamente si è sempre svolta attraverso legami molto diretti, legami non virtuali, ma legami diciamo vitali, reali, come del resto è tipico anche della magia. Chiunque pratica la magia sa benissimo che non ci si affida poi alla fine più di tanto alla parola scritta, alla documentazione, perché è proprio l'esperienza, l'oralità che fanno, diciamo, ciò che conta. Quindi io, in virtù di queste mie riflessioni come studiosa e storica, penso che il mondo occulto non è che debba avere molto da temere dalla Matrix, anche perché ha sempre combattuto la Matrix e credo che continuerà abbastanza indisturbato a farlo con le dinamiche che ha sempre adottato. E io a questo punto ringrazio moltissimo le mie ospiti, Luisa Gaspari, per aver scritto un bel libro, perché io lo consiglio per Natale, consiglio di regalarlo, consiglio di leggerlo perché è appassionante. Il male degli angeli, Baldini Castoldi Editore. E altresì ringrazio Luisa Santucci per averne ragionato con noi. Grazie, grazie a voi, grazie per aver fatto piacere parlare con Luisa del suo libro, perché sempre per un lettore, perché alla fine io Siamo tutti rimango, lettori alla alla fine fine. rimane un lettore, incontrare colui che ha scritto un libro che magari ti ha appassionato è sempre bello. E ringrazio te di avermi voluta Ma qui. figurati, ti aspettavo da tempo, lo sai. Con questo Anch'io vorrei io. esprimere il mio ringraziamento a voi perché siete state, devo dire, poche volte io ho fatto tante interviste anche in streaming, però poche volte ho visto l'entusiasmo e veramente la comprensione del mio lavoro così, così profonda. Quindi vi ringrazio perché avete emozionato me, quindi spero abbiate emozionato anche il pubblico che vi ha Sicuramente, seguito. sicuramente è un romanzo che merita. Con questo io saluto chi ci ha seguito, lo ringrazio e do appuntamento alla prossima settimana con Culturando su 87 TV, sempre alle 18:30 e in replica ogni giorno alle 11, oltre che in streaming e sui social. Arrivederci.